Lo aspettavamo sicuramente tutti con una certa impazienza. Oggi parliamo della fragranza in eau de toilette panettone di Elan. Se come me siete stati e siete ancora fan della linea al panettone di Elan che esce tutti gli anni sotto Natale, online si trova un po' tutto l'anno, che sa di panettone, siete nel posto giusto. Perché già le notizie trapelavano da qualche mese, cioè da quando c'è stato il Sana, dove Elan ha presentato finalmente la fragranza panettone in versione eau de toilette. Come vedete, io ce l'ho qui per voi. Vi volevo far vedere anche il packaging, che è carinissimo, perché qui ha, come vedete, proprio, cioè, tipo, la parte interna del panettone, si vedono gli alveoli del panettone. Anche qui davanti c'è il panettone disegnato. E questa fragranza è una fragranza che costa. Allora, io l'ho pagata 18 euro prendendola online, uscita da pochissimi giorni. Probabilmente io l'ho presa una decina di giorni fa, una quindicina di giorni fa, ed era veramente appena appena uscita nei negozi, non si trovava assolutamente, si trovava la linea, diciamo, corpo e casa, ma non l'eau de toilette, che non esisteva, il solito, insomma, si trovava nei negozi che rivendono Elan, ma questa fragranza si trovava solo online. Penso che il prezzo al pubblico sia 21 euro per 30 millilitri di prodotto, quindi sono 30 ml. La boccetta si presenta così, anche la boccetta è carinissima, secondo me, piccolina così, e poi c'è la cosa troppo cute, e che dietro, come vedete, si vede il panettone, quindi secondo me veramente una cosa proprio cute. Allora, io vi dico subito cosa ci dice Elan in merito a questa fragranza per quanto riguarda la piramide olfattiva. Abbiamo una testa agrumata di arancia dolce, cedro candito, scorzette di limone e accordo di rum, mentre nel cuore troviamo crema pasticcera, fiore di pompelmo, pelagonio, che non so che cosa sia, anzi pelargonio, cannella, spezie calde, mentre nel fondo abbiamo note natalizie di vaniglia nera, zucchero integrale, sandalo cremoso e vetiver. Allora, cosa penso io di questo profumo? Allora, io me lo spruzzo già, ovviamente, io l'ho testato e anche abbondantemente, ma ne parliamo insieme. Allora, io penso che sia un profumo estremamente carino. Non penso sia identico, 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 identico a quella che era la linea panettone, diciamo, uscita per la casa. Allora, è un profumo che ha un'apertura burrosissima, cioè secondo me io quando lo apro sento proprio burro, e questo ci sta secondo me, perché effettivamente il panettone è notoriamente pieno di burro, meno del Pandoro, ma ce n'è in abbondanza. Dopodiché arriva questa nota vanigliata dolce con l'intervento di si sente molto bene la frutta candita, quindi proprio c'è l'odore di canditi, e sento anche l'odore di l'uvetta io. C'è questo accordo che sembra essere molto bello, secondo me, cioè è molto bello perché sembra essere come un accordo leggermente busy, che secondo me può ricordare quello che è l'aroma che va nel panettone, che è un aroma specifico proprio per quando si fa il panettone, oppure ricorda abbastanza la famosa uvetta ammollata nel rum e poi strizzata, quindi qualcosa di molto profumato che ha un che di busy, ma è molto, quindi un che liquoroso, ma molto, molto sinceramente do dolce. Fin qui tutto bene, secondo me, se non fosse che è un po' deludente questo profumo per quanto riguarda l'evoluzione, perché tu quando senti queste belle fragranze stai lì ad aspettare, cioè stai lì ad aspettare, ti aspetti che arrivi la parte, diciamo, panificata, non so come definirla, cioè. Questo profumo manca della parte cotta del panettone, cioè il panettone fondamentalmente è un dolce panificato, un dolce, un lievitato. I lievitati, quando vanno nel forno e cuociono, hanno un odore particolare, si sente proprio l'odore dell'impasto.
Qui non c'è né odore di impasto crudo né odore di impasto cotto, che secondo me doveva essere una parte molto importante, perché il panettone è un dolce molto, molto, molto originale, un dolce molto riconoscibile, con un'identità molto precisa, che è fatta anche, oltre a tutte quelle cose che vi ho detto, secondo me potevano evitare la nota di crema pasticcera e metterci una nota che ricordasse la parte esterna del panettone, quella un po' così, un po' bruciacchiata. Non so se avete presente l'odore, penso che l'odore del panettone lo conosciamo tutti, sia che lo mangiamo che non lo mangiamo, che ci piace che no, ma lo conosciamo tutti, è un odore abbastanza inconfondibile. Cioè, questo profumo fondamentalmente è un profumo molto simile, se non uguale, a Candidissimo di Eterea, direi, molto buono, perché secondo me non è un profumo che in sé, cioè diciamo, prende proprio la stessa identità e non va verso quel filone ormai di creme pasticcere che ci hanno fatto venire, due creme pasticcere veramente molto montate, ma prende, diciamo, più il filone verso, sì, una crema con dei canditi. Cioè, questo profumo secondo me fondamentalmente sa di vaniglia e canditi, ecco, quindi canditi molto dolci, bergamotto morbido, limone veramente candito, uno zest per niente pungente, però manca totalmente la parte, vogliamo chiamarla biscottosa, sì, ma non è proprio esatto. Io l'ho provato in layering con un profumo che secondo me ha molto di biscottoso, non vi dico quale, perché insomma ho fatto dei tentativi e ovviamente l'altro profumo era molto forte, era il Chiarioso 71, comunque è un profumo molto forte, anche molto, cioè ha delle note che non sono solo biscottose ma anche vanigliate, dolci, quindi di frutta secca, per cui ecco, questa parte è andata un po' a, passatemi il termine, imbastardire l'odore, però sinceramente ho notato che ci stava proprio bene la parte biscottata, questa parte che poteva avere questa vaniglia un po' cotta, cioè io penso che voi mi abbiate capito, quell'odore dell'impasto che cuoce nel forno, che in molti profumi c'è, ecco, qui manca, quindi sembra più che altro un ripieno del panettone più che un panettone. Secondo me è peccato, la durata è media, quindi 3 o 4 ore, il profumino, ripeto, ha un prezzo anche abbastanza economico, non ho capito la scelta di Elan di metterlo al 30 ml, perché comunque di solito i loro profumi sono tutti 50, tranne le Travel, quindi non capisco questa scelta di fare un 30 ml, che per me va benissimo, perché io l'ho comprato per testarlo al buio e comunque per realizzare un contenuto per voi, però secondo me è stata un po' un'occasione mancata. Poteva essere un successone, lo sarà comunque, perché comunque è un profumo molto carino, con questo nome così accattivante, sarà un ottimo regalo anche per Natale, sarà acquistato da tantissimi, ma per il mondo degli appassionati, e solo per il mondo degli appassionati, quindi quelli come noi che acquistano e annusano tante fragranze, sanno quante ne sono uscite su questo filone, che sanno di canditi, di crema pasticcera, di crema alla vaniglia e limone, ne abbiamo, diciamo, in quantità fra cui scegliere, non era necessario di certo fare uscire un'ennesima novità, almeno secondo il mio punto di vista. Ovviamente per me è carino, lo porterò, però è un profumo che secondo me, se avete canditissimo, è meglio che sentiate, potrebbe essere trascurabile. Io col mio video su appunto panettone di Elan ho finito qui, anche qui è un video non lunghissimo, ma si trattava soltanto di parlarvi di un profumo, ho voluto dedicarci proprio un video perché secondo me è necessario che vediate appunto il panettone in copertina, e capiate che questo è un video sul panettone Elan. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto, fatemi sapere se l'avete sentito, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo profumo. Spero che gli amantissimi di questo profumo non mi attacchino, non mi aggrediscano come hanno fatto con Erbolario, che il pistacchio non mi è piaciuto e mi hanno crocefissa in sala mensa. Questo non è che non mi è piaciuto, mi ha comunque deluso un po', ha un po' deluso le mie aspettative. Vi ringrazio e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi. Ciao!